Cioè, dopo dovevano chiedere un aumento dello stipendio, perché quando uno arriva... Siamo con Michele Testi, responsabile delle vendite per il canale del catering della Pizzoli, lo specialista italiano delle patate, così recita il payoff di questa azienda storica, un'azienda del 1926, che è effettivamente specializzata in due settori, patate e tutto ciò che è pastellato con prodotti di terra e di mare. Quali sono le tendenze e i nuovi prodotti per il 2012? Per quanto riguarda le patate, abbiamo prodotto una nuova referenza che ha delle caratteristiche molto interessanti, nel senso che riesce a mantenere la croccantezza anche quando il prodotto si raffredda, perché ha un doppio rivestimento di amido esterno che gli conferisce appunto questa particolarità, in più assorbe poco olio, quindi ha tutta una serie di plus che per il mondo della ristorazione sono molto importanti, perché per un ristoratore riuscire a servire magari un prodotto anche a distanza di qualche minuto, qualche decina di minuti dalla cottura, pur facendo bella figura, è una cosa importante, perché a volte capita che arrivano, non so, grandi quantità di persone, ecco, da servire tutti nello stesso momento, uno ha la possibilità magari di prepararlo prima un po' in anticipo per fare in maniera di riuscire a servire in maniera simultanea, ecco, quasi tutte le richieste che ha. E poi un'altra cosa importante, che è una novità, sono i prodotti pastellati. Facciamo una linea con delle caratteristiche anche qui un po' diverse da quelle che si trovano normalmente sul mercato, perché sono prodotti molto artigianali, cioè dietro c'è una grandissima manualità che richiama un po' i prodotti fatti dai cuochi in cucina, e questo permette, ci differenzia un po' da tutti i prodotti che sono attualmente sul mercato, perché sono molto industriali, mentre i nostri hanno questa grande manualità, questa pastella fatta ancora in maniera, chiamiamola così, artigianale, che conferisce a chi li propone, ecco, dà la possibilità di non dico di dimostrare, ma di far vedere che è stato fatto da lui, da un cuoco in cucina, anche se in realtà è un prodotto che viene fatto da un'industria. Grazie.